E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qui con un action figure, o meglio una statua, per la linea Static Gallery prodotta da Square Enix. Abbiamo tra noi la numero 1 direttamente da Final Fantasy VII Advent Children, ovvero Vincent Valentine, uno dei miei personaggi preferiti sia della saga di Final Fantasy che in assoluto. Eccolo qui nella sua confezione, come vedete molto figa, con lo sfondo nero, qualche parte rossa. Qui c'è la scritta Static Arts Gallery, qui c'è il logo del 30° anniversario di Final Fantasy, qui abbiamo un'immagine fighissima sul lato di Vincent Valentine, e qui sul retro invece semplicemente scritte giapponesi, abbastanza strana come cosa. Comunque qui sul lato abbiamo una vetrina che mostra di profilo la nostra figure, sulla parte superiore Static Arts Gallery, sulla parte inferiore assolutamente nulla di interessante a parte il bollino Cosmic Group. Direi di non perdere altro tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Ed ecco qui il nostro Vincent Valentine fuori dalla confezione. Devo dire che già la posa dinamica in cui sta, vedete, accucciato su questo blocco di cemento, mi piace veramente tantissimo. Comunque andiamo a misurare per prima cosa l'altezza di questa figure, di questa statuetta. Siamo praticamente sui 14 centimetri, diciamo, ovvero 5 pollici e mezzo. Per farvi rendere conto meglio, lo paragoniamo con il mitico Monnezza Spider-Man, che essendo 7 pollici, vedete, risulta abbastanza più alto di questa statua, uscendo anche dall'inquadratura. Quindi è piccolina come statua, però devo dire che ha dei dettagli veramente ben fatti. Iniziamo a vederli più nel dettaglio. Ecco qui il viso, molto molto pallido come colorito, con qualche sfumatura un po' più scura. Gli occhi anche sono fatti veramente veramente bene, sono anche rossi all'interno, credo si riesca ad intravedere. La fascia è fatta di un rosso abbastanza chiaro rispetto a quello del mantello, che come vedete è pieno di sfumature nere, è pieno zeppo di pieghe, ovviamente tutte scolpite. Guardate qua che figata che è il mantello, che naturalmente è uno dei tratti distintivi, insomma, di questo Vincent Valentine. Vediamo che comunque anche i capelli sono scolpiti veramente bene, anche questi tutti sfumati con questo marrone sul nero. Poi abbiamo il classico guanto di armatura, anche questo veramente ben fatto, con questo dorato molto vivo. Mi piace un sacco anche la posa che hanno dato alla mano, con questo dito un po' più alzato. Qui vediamo anche tutti i dettagli microscopici, vedete, di queste fibbie del mantello, realizzati incredibilmente bene, e continuano anche naturalmente al di sotto. Essendo la versione di Advent Children è quasi uguale a quella del videogioco, cambia appunto questo fatto, cioè il fiocchetto che ha qui in segno di lutto. Chiaramente per chi non avesse giocato Final Fantasy o non ne sapesse niente, non faccio spoiler, ma si tratta di un gioco di praticamente 20 anni fa. Comunque notiamo che anche le gambe sono fatte veramente bene, qui c'è il fodero della pistola, anche queste piene di pieghe, di scalte, piene di sfumature. E notiamo anche le scarpe che, diciamo, si abbinano un po' a questo guanto, anche queste molto ben realizzate, sono dei pezzi di armatura più che altro, più che scarpe. E poi abbiamo naturalmente la sua arma, ovvero il Cerberus, questa pistola a tre canne che è una figata assurda, con tanto di ciondolo qui, vedete, a forma di Cerbero. Non so se si riesce a intravedere molto bene essendo un po' lontano dall'obiettivo, comunque è lì. Anche questa comunque è molto ben realizzata, con questo gunmetal più scuro di base, qualche tratto argentato e queste parti dorate. E poi abbiamo il blocco di cemento, comunque anche questo molto ben realizzato, devo dire, con questo grigio di base, qualche sfumatura di questo rosso porpora. E poi abbiamo, vedete, queste pietre sulla base. Da notare comunque anche tutte le sfumature più scure all'interno del mantello. Insomma ragazzi, devo dire che questa statua, pur essendo così piccola, mi ha colpito veramente tanto. È un gioiellino, una bellissima rappresentazione di questo personaggio. Non posso fare altro che consigliarla a tutti i fan di Vincent Valentine, di Final Fantasy, quelli che amano appunto questo personaggio e il brand. E spero vivamente che la Square continui appunto questa linea con altri personaggi iconici, perché hanno fatto veramente un gran lavoro. Il voto che mi sento di dare a questa statuetta è un bel 9 pieno. Comunque ragazzi, fatemi un po' sapere cosa ne pensate voi di questo Vincent Valentine con un commento qui sotto. Fatemi sapere anche se vi piace come personaggio o qual è il vostro personaggio preferito di Final Fantasy. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete condividerlo. Come sempre, se foste interessati all'acquisto di questa figure potete farlo tramite il mio sito Aras Reviews Shop, che trovate lì sopra o anche qui sotto in descrizione, oppure potete anche contattarmi in privato con i contatti che trovate qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Vincent Valentine e collezionate sempre!